siete più piccoli. Allora, oggi continuiamo a fare esercizi sull'applicazione del teorema delle cicli. Però ci servono un paio di lemmi per calcolare alcuni che sono utili per calcolare alcuni integrali. Uno è il lemma del piccolo e del grande cerchio, vabbè, sono il giorno, però la dimostrazione è la stessa, quindi fondo la doppia uno. L'altro è il lemma di Jordan. Allora, la situazione è questa qui. Supponiamo che F sia definita omorfa in omega e omega contiene il settore, un settore circolare, quindi contiene l'insieme degli z appartenenti a C, tali che z, argomento di z, sia compreso tra θ1 e θ3. Supponiamo inoltre, allora questo settore lo chiamiamo S. Allora, supponiamo inoltre che il limite per z che tende a infinito, z appartenente a S, di f di z per z, vabbè, potrei, qua le cose sono centrate nell'origine, io potrei trasformare tutto in un punto 0, 0, ma lo faccio centrato nell'origine, poi se si tratta di traslato non cambia poco. Che questo limite sia uguale a lambda, ok? Oh, se vi ricordate, se questo limite era uguale a 0, quando andavo a fare l'integrale su una circonferenza o su un arco di circonferenza veniva 0 al limite. Allora, cosa voglio dire? Che in questo caso il limite per r che tende a più infinito dell'integrale su gamma r più di f di z in z, questo limite è uguale a i per lambda per theta 2 meno theta 1, però devo specificare che è gamma r. Gamma r più theta è uguale a r per i di theta con theta compreso tra theta 1 e theta 2. Ovviamente questi due numeri sono compresi tra 0 e 2 pi. Cioè, la stessa cosa capita se il limite per z che tende a 0, z appartiene a S, di f di z per z uguale lambda, il limite per r piccolo che tende a 0 da destra, integrale di gamma r piccolo più di f di z in dz è uguale a i per lambda per theta 2, dove gamma r piccolo più di theta uguale a z ed è allora il theta, e il theta è compreso tra theta 1. Questo qua è quello che si chiama, io l'altra volta ho
sbagliato, ho detto che il lemma dei grandi cerchi è quando tendeva a zero, è un caso particolare, ovviamente se questo tende a zero. La cosa interessante è perché questa vale anche non solo su una circonferenza, non solo sulla semicirconferenza, ma anche su un pezzo di circonferenza. Dovessi fare degli integrali su pezzi di circonferenza che anche coprono un angolo costante, soltanto i raggi per esempio. Andiamo a vedere la dimostrazione. Faccio la dimostrazione di quello di sopra. Quello di sotto si dimostra in maniera assolutamente analoga, poi vediamo cosa cambia. Allora, io il mio integrale su gamma R più di f di z su z, posso scriverlo come f di z per z su z, poi vabbè, scriviamo così, poi posso scrivere meno, qua posso aggiungere e sottrarre meno lambda più lambda di z. Ok? Allora, posso scrivere come integrale per gamma r più di f di z per z meno lambda fratto z in dz più integrale su gamma r più di lambda fratto z in dz. Allora, questo integrale, il secondo integrale si svolge subito. Integrale su gamma r più di lambda su z in dz. Beh, questa quanto è uguale? Qua devo fare integrale tra teta 1 e teta 2, lambda lo porto fuori, 1 fratto r per r di teta, perché 0 è r per r di teta. Chi è dz? Dz è i per r per r di teta, di teta. Quindi vedete che questo e questo semplifica, quindi viene i per lambda per teta 2 meno teta 1, che è il risultato che vogliamo. Quindi cosa ci rimane da dimostrare? Ci rimane da dimostrare che l'alto tende a zero, ma quando io vado a fare il massimo, io provo ad applicare il lemma di Darboux. Andiamo a scrivere qual è il massimo su gamma r più del modulo di f di z per z meno lambda fratto z. Quanto fa questo qui? Io dico che questo qua fa, allora il modulo del rapporto, il rapporto dei moduli, il modulo di quello di sotto, ricordatevi che siamo su questo arco di circonferenza che ha raggio r grande, quindi il modulo di sotto avrà r grande, quindi questo qua vale il massimo su gamma r più di f z per z meno lambda fratto r, ma ok, attenzione che solo il numeratore, se io considero solo il numeratore, questo qua quando r tende a infinito tende a 0,
Per qual motivo? Perché questo tende a questo, la differenza tende a 0 come numero complesso e quindi tende a 0 quel modulo. Solo il numeratore. Quindi io cosa posso dire? Questo integrale su gamma R più di f di z meno la fratto z in dz in modulo è minore o uguale, allora questo numeratore lo chiamo mr grande e so che tende a 0, è minore o uguale di mr grande fratto r per la lunghezza della curva. Ma quant'è la lunghezza della curva? La lunghezza della curva è r per teta 2 meno teta 1. Se era tutta la circonferenza era 2π greco r, no? Però siccome abbiamo fatto un arco, e allora questo si semplifica, questa è una costante, questo tende a 0, quando r tende a più infinito il tutto tende a 0, va bene? Allora questo è il lemma cosiddetto del grande cerchio, grande cerchio perché r sta andando a infinito, no? Allora, la situazione è questa qua. Noi siamo, per esempio, abbiamo stiamo dicendo che va a 0 l'integrale su queste circonferenze, questi archi di circonferenza qua. Qua c'è teta 1, qua c'è teta 2, ok? Siamo su un settore circolare, quindi l'integrale su queste, per esempio, semirette, se vogliamo chiudere, non lo sappiamo, poi bisogna calcolare, magari, però quando noi andremo a impostare un esercizio, magari l'integrale sulle semirette si calcola facilmente, l'altro invece sappiamo che tende. A cosa tende? E quindi anche lì potremo usarlo per le applicazioni del teorema dei residui. Andiamo a vedere l'altro, perché l'altro, però ovviamente c'è un'ipotesi. Qual è l'ipotesi? È che all'infinito la funzione f di 0 si comporta come lambda su 0, sostanzialmente. Va a 0 come lambda su 0. Ok? Quindi f di 0 per 0 tende a lambda. Chiaramente se lambda vale 0, quell'integrale tende a 0. Ok. Andiamo a dimostrare l'altro. Stavolta andiamo a fare l'integrale. Stavolta noi sappiamo che f di z per z tende a lambda, che significa che f di z ha un polo semplice in 0, ok? Che è un polo perché pure là si comporta come lambda su z vicino a 0. Questo vuol dire un polo di ordine 1. Perché? Perché se la moltiplico per z è una funzione che ha, nel momento in cui questa funzione si mantiene limitata, in realtà c'è un teorema che dice che se anche avesse una singolarità, la singolarità è limitata, vuol dire che moltiplicata per z in 0 quella funzione in realtà si potrebbe estendere. Allora quindi in questo caso quindi la funzione non tende affatto a 0, però quel prodotto tende sempre a lambda e l'integrale tende sempre alla stessa cosa, perché stavolta vedete che è la funzione che diventa grande in modulo, ma è il percorso che diventa piccolo. E come si fa? La dimostrazione si fa esattamente allo stesso modo. Allora qua ci mettiamo
R piccolo, qua ci mettiamo R piccolo, qua ci mettiamo R piccolo. Quando qua ci vado a mettere R piccolo, beh, qua l'integrale è lo stesso, perché invece di R grande compare R piccolo, ma si semplifica ugualmente, quindi è sempre uguale a questo. Adesso andiamo a vedere l'altro integrale, ok? Adesso questo qua ci compare R piccolo, qua ci compare R piccolo, R piccolo tende a 0 da destra, tutto qua, ok? Perché io so che questo, quando R piccolo tende a 0 da destra, la prima R grande tende a più infinito, tende a 0, perché? Perché questo tende a questo, quindi la differenza tende a 0, e allora questo qua lo chiamiamo MR piccolo. E quindi questo è il mio di MR piccolo, la lunghezza, questo è un numero grande in realtà, perché R piccolo è piccolo, tende a 0, però poi c'è R qua, quindi si semplifica lo stesso. E quindi come tendeva a 0 prima, tende a 0 per adesso. Quindi basta semplicemente rifare la stessa dimostrazione sostituendo R piccolo alla R grande. Ok? Va bene? Ok, adesso dobbiamo andare a vedere un altro lemma leggermente più delicato, che si chiama lemma di Jordan. Non è complicato, preferisco per da prima enunciarlo, allora supponiamo che omega, allora questo qua è un lemma di Jordan. Allora, noi vogliamo, cosa vogliamo fare? Allora, omega contiene S, in questo caso S è il semipiano positivo, uguale insieme Z appartenenti a C, tali che Z uguale X più Y, y maggiore. Allora, potrei anche dire che l'argomento di 0 forse è meglio scriverlo così. L'argomento di z è compreso tra 0 e 2pi in questo settore qua. Allora, se io vado
Allora, supponiamo che, qual è l'integrale che io voglio calcolare? Io voglio calcolare l'integrale esteso a, chiamiamolo CR più, CR più, chiamiamolo meglio col nome di curva, chiamiamolo TR più. Non lo voglio chiamare gamma R più perché questo è di 180 gradi. Quindi FR più di è uguale a teta. Ah, chiamiamo lo stesso gamma R più, tanto il problema, l'unica differenza è uguale a R alla teta, dove teta è compreso tra 0 e y. E cosa voglio calcolare qua sopra? F di z per e alla iz in dz. Ok? Allora, io suppongo, devo fare delle ipotesi ovviamente. Cosa suppongo? Suppongo che il massimo su gamma R più del modulo di F di z, quando R tende a infinito, tende a 0. Ok? Allora dico, quindi quelle sono le ipotesi, tesi, questo qua, quando R tende a più infinito, tende a 0. Poi lo riannunciamo in un modo un po' più generale, questo lemma di Jordan, eh? Ma secondo me forse va bene pure così. Forse si ricorda meglio in questo modo. Allora, qual è il problema? Qui teoricamente addirittura abbiamo f di z per un esponenziale, però qual è il concetto? Il concetto è che quando io vado a fare l'esponenziale di iz, chi è iz? È ix meno y. E quindi questo è e alla meno y per e alla x. Allora, questo è un numero che, allora, sulla mia semicirconferenza, cioè qua vicino e alla meno y vale circa 1, ma quando y diventa, siccome siamo nel semipiano superiore, scusate, qua ho detto tutti greco, tutti greco, siamo nel semipiano di sopra, vedete, vedete bene che alla meno y tende a 0. Se y è molto grande, alla meno y è molto piccolo. E quindi quello dovrebbe aiutare l'integrale ad andare a 0. Allora andiamo a vedere. Come, ovviamente, se questo deve andare a 0, basta dimostrare, se lo volete dimostrare, basta dimostrare che tende a 0 il modulo. Ok? Allora io posso scrivere il modulo di integrale su gamma R più di F di z per E alla iz in dz, è come lo posso maggiorare? Lo posso maggiorare con il R, y R, se vogliamo, no, vabbè, mi conviene scrivere integrale su
gamma R più del modulo di F di Z e alla IZ no, perché questo qua dobbiamo maggiorarlo sempre con la lemma di Darboux. Allora, andiamo a vedere un attimo. Allora, questo qua è minore o uguale, prima impostiamo l'integrale. Questo è modulo dell'integrale da 0 a pi greco di f per r e alla i z per e alla i r e alla i z chi è dz, dz è r per i per e alla i z in dz. Ok? Mo si posso maggiorare con l'integrale tra 0 e pi greco. Allora, qual è il problema? Il problema è che io il modulo di questo fa 1, il modulo di fa 1, questo ovviamente fa r, il problema è andare a calcolare il modulo di questo. Allora, chi è e alla i r, chi è e alla i teta? E coseno di teta più i seno di teta. Quindi qua abbiamo e alla meno r sen teta, i per i fa meno 1, per e alla ir cos teta. Questo adesso è un integrale teta è una variabile reale, no? Quindi adesso posso portare il modulo dentro e maggiorare. Quando faccio l'integrale sui cammini devo usare il lemma di Darboux per maggiorare. Quando faccio l'integrale su variabile reale posso portare il modulo dentro e maggiorare. Allora cosa mi viene? Mi viene qua il modulo di f r e alla i teta per e alla meno r seno di teta per r in d teta. Quando passa i moduli, il modulo di questo è questo, questo è il numero positivo reale, il modulo di questo, questo è e alla i qualcosa, quindi fa 1, il modulo di quest'altro fa 1, il modulo di questo fa 1, r rimane r. Ok? Quindi posso questo qua lo chiamo MR, MR posso maggiorare con MR per l'integrale tra 0 e pi greco, poi c'è una R di e alla meno R seno di teta. In dd. Ok? Allora, beh, innanzitutto questa funzione è simmetrica rispetto a pi greco mezzi. Quindi qua posso dire questo qua è uguale a 2rmr integrale tra 0 e pi greco mezzi
di E alla meno R sentete, vedete. Il problema qua, vedete, è la R, perché io ho MR, so che fa 0, però non so come ci va a 0, questa R va infinita, quindi un 1 su R mi deve venire da qua. Ora notate che il seno di teta tra 0 e pi greco mezzi è una funzione concava. Se è concava è più grande della funzione lineare che congiunge il punto 0, 0 e il punto pi greco mezzi 1. Quant'è questa funzione? È 2 su pi greco per teta. Qua avete teta, questo è il seno di teta. Quindi se ci metto di meno, siccome c'è il meno davanti, vuol dire che questo diventa di più, e quindi questo numero diventa di più, e quindi posso maggiorare. Quindi abbiamo che qua è minore uguale, meglio che continuo, continuo qua, perché non so se la telecamera acchiappa fino a là. Quindi è minore uguale di 2R MR per l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di E alla meno R per 2 su pi greco per teta in teta. Ora però 2 R, scriviamo. Ok? Ora questo però è un integrale che si fa, perché questo qui chi è? Questo qui è uguale a 2R MR. La prima idea di questa è E alla, devo fare pi greco tratto 2R, e poi devo fare E alla meno 2R tratto pi greco valutato tra pi greco mezzi e 0. E c'è un meno qua, ovviamente. Allora, beh, se lo valuto in 0 questa funzione, allora innanzitutto qua 2R, 2R se ne va, qua viene pi greco MR, e poi basta, perché questa in 0 vale 0, e alla 0 fa 1, in pi greco mezzi vale qualcosa di meno di 1, che devo però sottrarre, quindi viene 1 meno qualcosa, quindi la valutazione di questa quantità viene compresa tra 0 e 1, quindi la maggiore con 1, mi viene pi greco mr, quando r tende a più infinito, il tutto tende a 0. Ok, questo si chiama lemma di Jordan. Questo lemma sostanzialmente dice che se tu la tua funzione la puoi scrivere come e alla iz, guardate che qua se io mettessi e alla i alfa z con un alfa positivo non cambierebbe assolutamente niente, cioè ci sarebbe una costante in più, un alfa più da qualche parte, e quindi continuerebbe a tendere a zero. Quindi diciamo corollario di questo lemma di Jordan, allora cancello la dimostrazione, corollario
di f di z per e alla w z in dz tende, per r che tende a più infinito, questo lo chiamiamo phi r più, perché non lo voglio confondere con gamma r più, tende a 0, dove però allora omega deve contenere s e la f deve essere definita omofa su omega, poi il massimo per r che tende a infinito di f di z su su phi r più lungo il cammino phi r più per r che tende a più infinito tende a 0 sul sostegno, diciamo, di phi r più. E però in quale settore dobbiamo stare? Non dobbiamo stare più nel semipiano di sopra, perché allora chi è W? Innanzitutto W è un numero complesso costante, fisso. Quindi argomento di W lo chiamo θ0, ok? Allora chi deve essere, vediamo un po' se ci avete capito fino a mo', chi deve essere S? Teta 0 più teta 0 più. No, S deve essere l'insieme degli Z in C tale che l'argomento di Z deve essere compreso tra teta 0 meno pi greco mezzi e teta 0 più pi greco mezzi. Sì, perché vedete, se W era I, l'argomento c'è pi greco mezzi e qua viene tra 0 e pi greco. Quindi per esempio se io moltiplico, se qua ci sta e alla z, allora il modulo di W non è importante, quello importante è l'argomento di W, che il modulo di W porta una costante pure. Allora vediamo un po', se W per esempio era un numero reale, allora e alla z, allora numero reale l'argomento è 0 tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Stiamo in questa zona, vediamo un po', se era un numero reale, e no, non va bene perché è esattamente il contrario. Devo fare pi greco mezzi meno teta 0 e 3 pi greco mezzi meno teta 0, controllato, ho fatto bene, perché l'intervallo andava bene, però dall'altra parte. Perché? Io cosa voglio? Per esempio, se qua ci metto e alla z, questo è e alla x per e alla y, allora cosa voglio? Voglio che x sia negativo, quindi non devo stare qua, devo stare da questa parte. E funziona lo stesso, perché se teta 0 è uguale a pi greco mezzi, qua mi viene 0 e pi greco. Invece 7 da 0 uguale a 0, stavolta funziona perché viene tra pi greco mezzi e 3 pi greco mezzi, per quest'altra parte. Ok? Che dipende dal segno di teta 0, no? Se ci metti il segno positivo ti veniva di là, il segno negativo.
per aggiustare il termine. Ok. Oh, questo qua, insomma, un corollario, se volete ve lo dimostrate, c'è un esercizio. Scrivete, vi riconducete al caso precedente. In questo caso FDR. Ah sì, scusami, devo scrivere di FDR. FDR è uguale a R per E alla I teta, dove teta è compreso tra pi greco mezzi meno teta 0 e 3 pi greco mezzi meno teta 0. Oh, naturalmente qua c'è sempre il problema che andando a fare una differenza posso uscire dall'intervallo 0 2 pi greco, però si capisce, questo è eventualmente dovete, insomma, si capisce. Per esempio, se il motivo è un numero negativo, se è alla meno z là, e allora questo qua come già tra meno, quando la comente è compreso tra meno pi greco mezzo e pi greco, cioè sul semipiano delle x positive, perché ci sono messi i segnali davanti, quindi il modulo diventa, qua diventerà i alla meno x. Ok? Allora, questi sono i tre lemmi che ci servono, ok? Perché in base a questi tre lemmi potremmo, invece di ripetere ogni volta ragionamenti ad hoc per ogni singolo esercizio, potremmo andare a invocare questi lemmi per andare a calcolare appunto i quali servono per gli esercizi sulla di applicazione serena. Adesso vediamo se abbiamo un po' di minuti prima della pausa. Vabbè, cominciamo intanto a farne uno, giusto, magari uno semplice. Il problema del residuo è integrato su ciò. Allora, mi sa che questo l'avevamo già fatto. Ah, se l'abbiamo già fatto non dovete dire. F di z uguale z per z quadro più 4 pi greco quadro, non immagino, fratto 1 meno coseno iperbolico di z, e vuole sapere le singolarità, bisogna classificarle, e poi vuole che si calcoli l'integrale su un modulo di z meno 2i uguale a 8. Di f di z di z. Oh, qua però questa è una circonferenza, la circonferenza di 102 è di raggio 2, di raggio 8, però devo dare pezzi di percorrenza, siccome qua c'è scritto assumo che sia quello angolare, ok? Se ne cambia
ovviamente. Se non ci sono singolarità dentro, l'integrale fa zero, ma non credo. Non sarebbe troppo facile. Allora, andiamo a vedere. Dove sono le singolarità? Quando questo fa 1. Non è che ci sta tanto da... Allora, coseno iperbolico di z uguale 1. Ma chi è coseno iperbolico di z? Coseno iperbolico di z è e alla z più e alla meno z uguale 2, mezzo uguale 2 dall'altra parte. E quindi troviamo che e alla 2z meno 2 e alla z più 1 uguale a 0. Adesso dobbiamo andare, vabbè, questo qua chiamiamolo per un attimo W, questo chiamiamolo W, quindi questo è W quadro, abbiamo W quadro meno 2W, un attimo. C'è qualcosa che non funziona. Allora, moltiplicato per E alla Z. Però mi viene la radice doppia, doppio uguale a 1 come radice doppia. Doppio uguale a 1 è giusto, però non mi sembra di aver sbagliato. E allora, quindi, se devo fare E alla Z uguale 1, allora che mi viene? Qua mi viene che Z, le soluzioni di questa equazione sono Z uguale log di 1. Ma log di 1 era... non è solo 0, ma è 2 k pi greco i. È 0 più k, dove il numero è intero, per 2 pi greco i, dove k appartiene a 0. Perché? Perché io faccio E alla 2k pi greco i, mi fa 1, ok? Va bene. E se adesso però noi avevamo meno avevamo il centro della circonferenza era 2i, qua 2i fa 2i, e poi c'ho raggio 8, quindi vuol dire arrivo fino a 10i, e da quest'altra parte arriva fino a meno 4i, 10i sta un po' più su. Una cosa così. Oh. Allora, chi sono 2k pi greco i? Qua meno 2 pi greco i sta fuori di meno 4i, no? Qua stiamo a meno 4i.
meno 2π fa meno 6 e rotto. Invece, da quest'altra parte ci sta la singolarità, perché saremo a 2π lì. Ok? Quindi abbiamo una unica singolarità della funzione, cioè un unico punto dove si annulla. Allora, andiamo, allora dobbiamo classificare la singolarità e poi applicare il teorema dei residui. Vabbè, ora lo facciamo dopo la prossima. 5 minuti prossimo.